Basta un gol in apertura di Serrano all'Avezzano per aver ragione di una giovanissima Torres al termine di una partita non spettacolare nel corso della quale la squadra di Tortora non riesce ad essere abbastanza lucida sotto porta, sprecando diverse occasioni per chiudere il match. I marsicani si schierano in avanti con Pollino e Marolda, alle cui spalle di Genova fa da collante con la mediana. Misiti risponde schierando dal primo minuto i due nuovi arrivati in casa Torres, Sias e Frau, in appoggio alla prima punta Miceli. Pronti via e alla prima vera occasione utile l'Avezzano sblocca il risultato. Marolda va per vie centrali ed imbecca Serrago, che anticipa tutti e in diagonale deposita la sfera in fondo al sacco, bissando la rete di domenica scorsa contro il Città di Castello. Bisogna attendere il 28esimo per vedere la reazione della squadra ospite, che sfiora il pari con Bisogno, che si gira bene ma colpisce debolmente favorendo la parata in due tempi di Lewandowski. Al 34esimo ci prova anche Frau da calcio piazzato, ma l'estremo marsicano è attento e blocca per poi rilanciare immediatamente l'azione di contropiede con Marolda che da posizione leggermente defilata scheggia il palo. L'Avezzano cresce nella seconda parte del primo tempo. Al 39esimo bello lo scambio al limite dell'area tra Pollino e Leto con la sfera che attraversa pericolosamente tutta l'area senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. L'ultimo sussulto del primo tempo è di Genova che di testa spedisce oltre la traversa. In avvio di ripresa ancora marsicani pericolosi con lo stesso numero 10 che viene anticipato proprio al momento del tiro. Sugli sviluppi dell'azione poi Marolda va alla conclusione da fuori con la sfera che sorvola il 7. Passano 3 minuti e i locali insistono. Pregevole colpo di tacco di Genova per Marolda che però colpisce male e spedisce alle stelle. Spreca clamorosamente la squadra di casa più di un'occasione per chiudere la partita. Al 26esimo Leto serve ancora una volta Marolda che da due passi fallisce una ghiotta opportunità. I giovani della Torres ci mettono l'anima ma non riescono ad impensierire concretamente un Lewandowski mai veramente impegnato. Eppur senza brillare ma senza particolari affanni, l'Avezzano riesce a controllare la partita. Al 34esimo Tabacco su punizione dall'illusione del gol, Pinna dall'alto della sua esperienza ci mette le dita quel tanto che basta per deviare in out. L'ultima occasione del match è ancora una volta per Marolda che spalla alla porta. Si gira ma calcia debolmente con Pinna che si salva con i piedi. Termina qui una partita meritatamente vinta da un Avezzano sprecone e poco lucido sotto porta, ma cinico quel tanto che basta per portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo e apprestarsi ad affrontare il giro di boa dopo la sosta con 25 punti all'attivo. Spera in ulteriori rinforzi dopo Natale, invece la Torres, per dare maggiore solidità ed esperienza ad una squadra fin troppo giovane che resta fanalino di coda del girone a 8 punti. Mister Tortora, l'Avezzano vince questa partita anche se la prestazione non è stata sicuramente spettacolare e forse è mancata un po' di lucidità sotto porta, anche perché altrimenti il risultato poteva essere anche un po' più largo. Sì, una partita di chiusura del girone di andata molto difficile, una squadra particolare, una squadra che domenica scorsa ha dato filo da torcere all'Alba Longa, noi ce l'aspettavamo, una squadra giovane di grande corsa, però alla fine l'importante è il risultato, sì è vero, potevamo in più di un'occasione raddoppiare, però va bene così. L'obiettivo è quello di continuare a fare così, cercando di migliorare il piazzamento dell'anno scorso, che mi sembra stato un nono posto, e poi se le cose dovessero andare in una certa maniera, penso che insomma qualche soddisfazione in più potremmo ancora toglierci. L'insegnamento di noi sta andando bene, è chiaro che poi ci vuole un po' più di tempo, per sempre per un discorso anche tattico, però credo che sia Marolda, Pollino, Serrago stiano facendo bene e speriamo che continui così. Sì, oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però non abbiamo raccolto quello che è giusto che sia. Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi avevo una squadra giovanissima dove hanno giocato 2-2000, però sono fiducioso che col lavoro e col tempo miglioreremo. Dobbiamo cercare di essere più cinici sotto porta. Oggi abbiamo creato 2-3 palle gol. In un'occasione è stato bravo il portiere, ha fatto una grande parata. In un'altra situazione, il primo tempo, Bisogno poteva fare gol davanti al portiere. Dobbiamo essere bravi a fare gol. Già ho parlato con la società che sicuramente 2-3 persone arriveranno per rinforzare questa squadra.